Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in un altro video su COD Mobile. Oggi andiamo a commentare una Battle Royale insieme e andiamo a vedere come entrare nel bunker segreto della zona Mercato Nero. Bella a tutti ragazzi, vi lascio al gameplay. A dopo! Eccoci qui ragazzi, inizia questa Battle Royale. Oggi andiamo a vedere, come già penso avete visto nel titolo, come aprire, o come meglio dire, entrare nel bunker segreto del mercato nero di quella zona lì. Abbiamo già visto come aprire la porta segreta del manicomio in uno dei miei video precedenti, come uccidere il macellaio, ovvero il boss della mappa, ma lì penso non ci sia qualcosa di strategico da fare, ecco, diciamo che non è molto complicato ucciderlo. E andiamo subito a vedere come entrare nel bunker. Io pensavo bisognava fare qualcosa come tipo al manicomio, distruggere qualcosa per aprire la porta, quella tipo blindata. Invece no. Invece no. Perché guardate un pochettino, c'è questo buchetto qui nel muro, nel tetto. Basta entrare lì dentro, ecco, e qui già siete dentro il bunker. Non vi buttate giù da lì perché sennò scendete, quindi non si deve andare lì giù, ma bisogna rimanere qui. Ecco, quella porta lì è quella chiusa che si aprirà in automatico, penso. Questa è la seconda volta che entravo proprio da lì. E siete dentro. Non vi aspettate di trovare i giubbotti al 3, adrenaline e tutte queste cose belle come torcia, cazzi e mazzi, ma lì troverete soltanto tante casse di armi e potete trovare l'adrenalina nelle casse, quelle mediche tipo, ma non troverete tipo cose belle, ecco. Infatti ci sono rimasto un po' pure male quando ho visto, ma qui com'è finita? Nessun giubbotto al 3, niente di niente, ci sono rimasto un po' maluccio. Però alla fine è un posto carino dove stare. Lì non ho visto bene in questa partita con gli schermi cosa presentavano, cosa facevano vedere. E penso che rientrerò qualche giorno di questi, in una Battle Royale, rientrerò lì dentro per vedere quei schermi lì cosa indicano o cosa dicono. Perché non ci ho fatto assolutamente caso. Comunque, siamo stati anche fortunati che al mercato nero non c'è stato nessuno, almeno fino al momento, che ci ha rotto le palline, mettiamolo così, per dirla pulita. Nel senso, eravamo soli soletti, nessuno è venuto, ottimo. La cosa che ho notato interessante era quel distributore lì, che era un distributore per le munizioni e non per le armi o veicoli. E anche che dove solitamente c'è l'arma leggendaria delle estrazioni, dell'ultima estrazione, ci stava il KN44. Questa è una cosa che sinceramente non ho capito e compreso. Comunque, qui ci siamo fatti la prima kill, una kill molto easy, era un bot al 99%. Fortunati a trovare un giubbottino al 3 proprio lì in mezzo al nulla. Ci siamo andati a potenziare il chip, ovviamente, io è una delle cose che faccio sempre, a meno che ovviamente non sono in squadra, non sono stato rianimato, non mi vado a ripotenziare il chip, quella è una cosa normale. Qui adesso ci andiamo a prendere il nostro bel elicotterino per volare via, perché stare fermi a me, diciamo, non piace tanto, proprio camminando. Sì, io solitamente cammino, però se mi devo spostare da un posto all'altro per il drop o per cosine del genere, elicottero tutta la vita, ovviamente. Qui volizziamo un pochettino e andiamo a finire direttamente a Overground, dove a Overground si basa tutta, e dico tutta, la parte finale di questa partita. Ma proprio tutta qui si basa. Considerate, io arrivo a Overground e ho una kill. Vi anticipo questa cosa. A Overground è piena zeppa di gente. Pienissima.
La zona non è ancora, cioè non è più grande, già è abbastanza piccolina, si basa, si concentra tutta overground e siamo ancora in questo momento 45 persone. Quindi capite un pochettino che overground è pienissima, è quasi come se per ogni casa ci sia una persona. La partita si conclude qui, ma vedrete quanta gente c'è. Qui ad esempio mi arrivano degli spari e non capisco assolutamente da dove mi abbiano sparato. Sono stato anche fortunato, ma non è l'unica volta che sarò fortunato anche una seconda volta, che più o meno capita la stessa identica cosa, uguale. Qui me la gioco tutta, è stata tutta una partita di strategia a livello di movimento. Cioè, da dove mi arrivavano gli spari, io cercavo di fare il giro larghissimo dalla posizione dove ho subito i colpi. E cercavo di stare sempre al lato di dove mi arrivavano i colpi, in un certo senso, a livello di mappa. E forse non so se è stato questo che poi mi ha portato, dopo vedrete, a questa partita così caruccia o altro. Comunque, qui sento i passi. Killo, penso che questo sia stato pure un bot, non ne sono sicuro però. Sento tutti gli spari, vede, è pieno overground, pienissimo. Qui uno con la macchina scende, io invece di killarlo me ne scappo, perché vi ricordo che si stava fightando contro un altro, quindi mi sarei trovato in mezzo a due persone, cosa non tanto piacevole. Questo qui mi gira un poco intorno e invece se ne va a prendere l'elicottero. Che io provo a danneggiare leggermente, ma lui riesce a scapparsene con il suo elicotterino. Nonostante tutto questo, mentre c'è tutto questo bordello in giro di persone, ci sta quel pezzo di cosa marrone, per non dire cose più volgari, col carrammato che sta là in giro, appena vede uno lo fa saltare in aria, boom, così. E noi invece, mentre siamo qui a killare Octopus Onion, quindi figuratevi un poco, noi ci diamo i polpi di cipolla mentre là c'è il carro che spara le bazucate e che ci cerca per farci fuori. Questa è la situazione di ogni partita, ma va bene così. Qui c'è un elicottero che sta tutto il tempo a girare e siccome mi ero pure un po' rotto, gli sparo, cerco di rompergli un poco le palline anche a lui con lo sniper, ma niente di che. Qui mi arrivano dei colpi. Questa è la seconda volta in cui sono stato fortunato. Perché mentre mi curo, mi arriva un altro colpo che mi lascia a 18. E per fortuna che oggi l'adrenalina me la stavo facendo. Altrimenti mi sarei trovato in grosse difficoltà, magari sarei anche morto. Qui cerco di capire effettivamente dove stanno. Qui sento i passi di uno. Penso questi sono i passi di quella persona che è stata la prima a spararmi in quest'ultima occasione. Ma non vedo nessuno, diciamo. Mi sembrano tutti invisibili. A un certo punto provo a fare il giro da dietro, vedo il fumo. Io qua in mezzo c'è qualcuno e infatti c'era un altro di quei bot. Mamma mia, che palle i bot. E siamo alla quarta kill. Sempre su overground. Siamo arrivati a overground con una kill. Vi ricordo bene. Al momento siamo a 4. Ancora pensate che Overground è piena. Su 17 persone, lasciando stare quello sul carro che mi sa che poi è sceso, non adesso ma dopo scenderà. Vedrete benissimo, vedete qua c'è un altro che si è buttato ed è venuto pure a Overground. Quindi diciamo tutti qui, tutta la gente, mannaggia la miseria, tutta a Overground. Ovviamente dici, la safe si sta chiudendo qui, dove vuoi che sia la gente? Mi sembra anche giusto. Qui abbiamo ucciso a uno che dal nome assomiglia a un bot, penso sia un bot, ma mi sa che è la prima volta che incontro un bot col giubbottino a livello 3. Ditemi voi, anche giù nei commenti, se adesso i bot possono avere anche il giubbottino a livello 3, cioè hanno supplementato questa cosa ai bot che possono prendere anche il giubbottino al 3, perché prima non potevano. Qui intravedo uno che scavalca, ma non riesco a killarlo definitivamente. Poi mi viene per farmi un assalto, ma capite
Caro mio, io ti sciolgo vivo nell'acido, però non ho l'acido, quindi ti sciolgo il mio GKS. GKS che da poco ho scoperto, nel senso non ho scoperto, da poco gioco in Battle Royale e mi sta dando delle buone soddisfazioni. Non è male, perché anche da lunga distanza sa il suo fatto. Poi da vicino vi consiglio ovviamente il PDW. Mamma mia, quell'arma 90 di danno da vicino scioglie letteralmente i nemici. Torniamo alla nostra partita, dove i bastardetti ora saranno tutti messi là, camperati, piccoli piccoli, nelle loro casucce. Ma qui non sento passi, perché era dall'altra parte di Overground che c'era più casino. In poche parole, qui ci sta uno che penso sta per sparare a me, che era uno sniper. Si sentivano i colpi di sniper. Uno dall'altra parte della mappa che forse sparava un altro ancora. E io in mezzo a tutti loro. Quindi loro erano tre o quattro addirittura, perché uno sniper sparava. Però non so se sparava a me, quindi facciamo finta che sparava a me. Quindi sniper, io e altri due che si stavano scannando. Quindi immaginate un po' la situazione, dove che ero. Qui questo è uno di quei bot proprio da far schifo, guardate, cioè. Non puoi mettere. Cioè, non so se era realmente un bot, ma penso proprio di sì. Non penso che una persona dia le spalle scappando, sapendo che dietro c'è un nemico che ti sta inseguendo e che ti sta distruggendo dei proiettili. Qui mi arriva qualche altro colpo. Non ho ben capito da dove. Assolutamente. Quindi cerco più o meno di capire, mi chiudo la porta, mi sto anch'io intanato come un topo di fogna dentro la mia fogna di casa, congelata dal ghiaccio di Overground. La safe si restringe ed è a fianco a me. Quindi con la safe a fianco a me, in teoria quella situazione mi piace perché la gente deve passare da qui. Cazzo, è qui che deve passare la gente per andare in safe. Provo a guardare dalle finestre. Nessuno, non vedo nessuno. Poi ovviamente guardo quante persone siamo rimaste, siamo in 5, ma guardate bene lo spazio che c'è. Siamo in 5 lì. Quindi è uno spazio non piccolo di più, molto di più, molto più piccolo. Quindi c'è da capire bene come muoversi. E io qui scelgo di farmi il giro di questa casa. Sto in poche parole ai limiti, come vedete, ai bordi della safe. Per farvi capire come me la sto giocando, controllo tutti i limiti in modo che so che da quella parte non può venirmi più dietro, da cioè da dietro non mi viene nessuno da lì, perché altrimenti sarebbe morto già con la safe in un certo senso. O se lo vedo che torna dalla safe, avrebbe tantissima vita in meno rispetto a me, che lo killerei molto facilmente. Questo non succede, non c'era nessuno. Scelgo di mettermi dietro questa roccia perché la gente veniva tutta da là. Io ho controllato tutto il perimetro della safe. Non c'era nessuno, quindi tutti sarebbero venuti verso questa zona da Overground, da quella cazzo di città di merda. E qui al momento siamo in 4. Proprio adesso in 3, vedo uno, abilità e riesco a killarlo. Rimango con 128, ma vedo all'altro. Ciao, bello. Rimaniamo con 31, ma ci portiamo la partita a casa. Una Battle Royale tutta strategica di movimento e vari bordelli. Ma la cosa interessante è che abbiamo capito come entrare nel bunker del mercato nero. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate mi piace e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui prossimi video di Code Mobile e altri ancora. Bella a tutti ragazzi, un saluto dal vostro Nikos. Ciao ciao!